Ahimè, siamo quasi arrivati a conclusione di questa giornata. Abituatevi a giornate di questo tipo, così lunghe, d'accordo, diversificate, ricche di contenuti, in quanto poi, quando tutti quanti, magari con un viaggio organizzato da prendere dall'associazione Brander Italia per la Brander Conference, siete abituati a fare il tour de force, perché in Brander Conference ad Amsterdam così funziona, sono 3 giorni. Non stop, 10 del mattino, 19 di sera, una cosa dietro l'altra. Chiaramente ci sono dei tempi di pausa come li abbiamo adottati nella nostra conferenza e tutto il resto. Così quando organizzeremo con l'associazione un viaggio ad ottobre per la prossima futura Brander Conference sarete abituati, saprete bene che cosa vi aspetta. È tutto in lingua inglese, quindi oggi siete avvantaggiati che non vi sfugge nulla. Bene. Prima di parlare del progetto corto, del progetto I Corti, parliamo a plurale perché saranno spero tanti nell'arco del tempo, vi voglio parlare del sito, magari non tutti lo conoscono, lo vediamo un attimo assieme, faccio una carrellata così quando tornerete a casa questa sera farete subito l'iscrizione e potrete entrare in community, perché come diceva qualcuno, è vero che l'associazione ha la sede legale a Cosenza, quindi è localizzata, eccetera, benché non sia proprio una vera e propria sede dove si ci incontra, d'accordo? La sede virtuale invece risiede sul sito blender.it, quindi noi della community, noi associati ci incontriamo nel sito, d'accordo? Condividiamo nel sito tutti i contenuti, li mettiamo a disposizione nel sito, i progetti nascono e vengono seguiti sul sito blender.it. Bene. Se non faccio il login, chiaramente il sito si presenta così, la pagina, la home page da non logato, dà le prime informazioni. Quindi chiaramente risalta alla vista community italiana dei professionisti e artisti che hanno scelto Blender come strumento, e fino a qua ci siamo, la possibilità di scaricare Blender e chiaramente il riferimento alla conference. Domani sarà un altro progetto di riferimento. Cosa troviamo subito? Troviamo che chiaramente una prima galleria, una prima parte della galleria sulla home dei lavori migliori scelti dallo staff di Blender Italia, quindi questi sono lavori degli appartenenti alla community. C'è anche una lista chiaramente di tutti quelli che sono gli appartenenti alla community. Quindi cerca professionista o cerca tutti gli utenti, perché con l'associazione stiamo accreditando anche i professionisti. Gli associati che chiaramente hanno un comprovato portfolio professionale vengono accreditati dall'associazione, neonata associazione. Quindi chiaramente cosa manca? Manca lo sviluppo nel tempo, perché è quello che dà credibilità. Noi abbiamo già iniziato a darci credibilità, perché chiaramente nell'associazione non possono considerare quelli che sono i professionisti all'interno dell'associazione. Sul sito ci sono chiaramente contenuti, abbiamo detto che gli utenti hanno il proprio profilo dove possono mettere tutte quelle che sono le varie esperienze, il curriculum e quant'altro. Questa è una lista degli ultimi utenti logati. Uno degli ultimi è Francesco Andresciani. Apriamo il profilo di Francesco Andresciani. Chiaramente Francesco sul proprio profilo ha messo tutti quelli che sono i dati professionali che lo contraddistinguono. Come associato chiaramente compare il badge, compare il fatto che lui è un certificatore della Blender Foundation, okay? Un certificato della Blender Foundation. È tutta una serie di dati, d'accordo? Di dati professionali o meno, dipende poi dall'utente come vuole apparire nella community. C'è il lato formazione, ne ha parlato Francesco inizialmente, c'è tutto un lato del sito orientato alla formazione. All'interno abbiamo iniziato con il progetto, come ha accennato prima Francesco, con il progetto Guida Online. La guida online è questo progetto che nasce sulla piattaforma e serve per
per gli utenti che vogliono, che hanno bisogno di approcciare a tutta una serie di testi per iniziare a imparare Blender, ma non solo, io l'ho denominata impara slash ricorda, perché chiaramente non siamo infallibili, non possiamo ricordare tutto, ci sta che all'interno di questa guida poi in futuro si troverà tutta una serie di strumenti che permetteranno a chi non ricorda quel dato strumento, quella data particolarità di Blender, di richiamarla e di ricordarla. Questo è anche importante. Molto spesso succede anche a me e sicuramente a tutti, a meno che non siate disumani, di dover riaprire il manuale per andare a vedere come si orientava, come si poteva modellare la bezier, come si poteva tagliare una faccia, queste peculiarità che magari non magari spesso utilizzate debbano essere comunque richiamate, va bene? Chiaramente i corsi l'abbiamo detto, Francesco l'ha detto, è stata una scommessa vinta, e lo dicono i numeri. Blender IT di per sé è una scommessa vinta. Io quando ho rilevato Blender.it era in un momento di mare grosso, quindi stava la barca sulla quale viaggiava Blender Italia, si era a capovolta e noi avevamo questo sito davvero in condizioni, diciamo, in pessime condizioni, quindi poco visitato perché c'erano stati problemi tecnici, quindi tutto il personale, tutti gli utenti si erano orientati sul neonato Facebook nel 2009. Voi dovete considerare che Blender.it ha 16 anni, non è un sito che è nato ieri, è un sito che è nato 16 anni fa. In 16 anni ha avuto una crescita enorme, fino a quando poi chiaramente non è arrivato Facebook che ha abbattuto tutto, d'accordo? Tutti gli utenti chiaramente sono migrati su Facebook. Nel 2014 ho ereditato Blender Italia, diciamo, con diversi problemi da risolvere. Li abbiamo risolti grazie allo staff che mi supporta e mi sopporta all'interno di Blender Italia, che invito a conoscere chiaramente come staff. Lo trovate sia in fondo al sito, staff sito blender.it. Tra l'altro lo saluto Dario Galantini, che non tutti conoscono perché lui è una persona molto riservata. Dario Galantini, che è il vicepresidente dell'associazione Blender Italia, non è potuto essere qui insieme ad altri associati che volevano venire, ma tra febbri, perdite di aereo, problemi logistici e di lavoro non sono potuti intervenire. Questo è lo staff. Molti di voi, se navigano su Blender.it o comunque in rete, sono magari degli appassionati che cercano di capire tutte le dinamiche italiane di Blender, conoscono queste facce, questi nomi. Abbiamo Alfonso Annaruma, Riccardo Giovannetti che è presente, Andrea Campagnol, Enrico Lui, Eric per il web, chiaramente Francesco Andresciani è nello staff di Blender Italia, sta seguendo tutta la parte educazione di Blender Italia. Abbiamo Stefano Romano che ha parlato del Game Engine, abbiamo Andrea Rotondo che saluto, ieri è nata la bambina, non è potuto essere tra noi, sarebbe piaciuto. Andrea Rotondo si occupa di realtà virtuale nel lavoro, Cristina Ducci che è intervenuta, ringrazio, Mary Shan Falzoleri che si occupa di grafica, lei nel mondo web è molto, molto famosa per quanto riguarda la costruzione di questi personaggi fantastici, e poi Pietro Di Chito che è un architetto che utilizza appieno Blender. Formazione, quindi noi abbiamo detto che abbiamo questi corsi online, tra i quali abbiamo il corso sulla 2.7X, poi diventerà 2.8 e con l'accesso, con la pubblicazione della 2.8 avremo anche chiaramente un aggiornamento di tutto quella che è la storia in Blender Italia. Chiaramente Blender Italia, quando io ho preso Blender Italia, aveva 14.000 utenti registrati, aveva qualcosa come 400.000 post, che molti di questi erano chiaramente derivavano dalla versione prima della 2.5, quindi con l'interfaccia, diciamo, di vecchia concezione. Chiaramente tutta questa roba, tutto questo materiale è stato storicizzato, quindi abbiamo messo un punto, abbiamo voltato pagina e siamo rinati.
Siamo rinati con quali numeri? Abbiamo quadruplicato gli accessi, questo significa che la gente visita Blender.it, è su Blender.it, il lavoro che fanno gli utenti su Blender.it è davvero, davvero continuo e giornaliero, e 1.000 utenti registrati all'anno, cioè da quando è stato rinnovato il sito abbiamo una media di 1.000 utenti all'anno. Stiamo parlando sempre di un sito internet, d'accordo? 1.000 utenti all'anno. Utenti nuovi, sì. Abbiamo chiaramente messo a disposizione dei manuali, sono dei manuali che derivano dalla vecchia gestione di Blender Italia che abbiamo riproposto, quindi potete, nella parte formazione, chi non conosce bene Blender o chi è qui presente perché vuole approcciare a Blender semplicemente, ma anche perché chi non conosce bene il sito deve conoscere tutte le potenzialità che noi stiamo creando. Chiaramente la fa da padrone il forum. All'interno del forum abbiamo creato tutta una situazione, abbiamo trasportato e continuato con tutta una situazione di supporto agli utenti e di tutorial che erano già presenti su Blender Italia. Blender Italia si contraddistingue perché da 16 anni che continua con il proprio forum a dare supporto agli utenti gratuitamente. E questo è molto importante per noi, perché noi crediamo che sono i pilastri fondamentali della community di Blender Italia. Crediamo in tre pilastri fondamentali: l'autoformazione, la condivisione e chiaramente l'ultimo introdotto, la serenità. D'accordo? Questi sono i tre pilastri fondamentali. Quindi abbiamo sul forum, per chi non lo dovesse conoscere, tutto un lato di supporto, quindi si fanno domande e si ha una risposta, e tutto questo rimane patrimonio, patrimonio anche per chi si è logato dopo. Cosa che su Facebook non accade. Io personalmente ho fatto una battaglia per cercare di riportare gli utenti da Facebook sul sito. È una battaglia che è ancora in atto ed è difficile. Perché? Non perché mi stia antipatico Facebook, quella è una cosa personale, ma perché su Facebook i contenuti che vengono condivisi in continuazione si perdono. Basta pochissimo tempo, abbiamo utenti che magari condividono più post, il post importante che potrebbe essere importante per tutti lo perdiamo, finisce nel baratro, d'accordo? Si perde. E quindi non tutti possono entrare in contatto con quelle informazioni. Per questo noi, oltre al fatto di poter customizzare il sito e renderlo, montarlo come community vuole, abbiamo anche il pregiudizio verso Facebook proprio della perdita del post che non tutti possono vedere. Su un forum è chiaro, molti dicono i forum sono morti, non è così. Ce lo dice chi non vuole lavorare sui forum, d'accordo? Ma i forum sono tutt'altro che morti. Tant'è che le maggiori, diciamo, le community che si occupano di software in generale, uscendo da Blender, tutti utilizzano un forum e non a caso. Bene, sul sito chiaramente trovate anche delle risorse. Le risorse, chiaramente, ci sono delle risorse disponibili a tutti, ci sono risorse che non sono per tutti, chiaramente. Perché? Perché noi abbiamo iniziato a lavorare per gli associati. Non facciamo discriminazione, non è che per noi chi appartiene alla community non abbia la stessa importanza di chi fa parte dell'associazione o viceversa, ma chiaramente, il discorso associazione ci permette di farci conoscere meglio, ma soprattutto far interagire coloro che credono veramente in questo progetto che si chiama Blender Italia. Va bene? Quindi che cosa succede? Gli associati in generale, io per primo, lavoro, la maggior parte dei miei sforzi adesso la sto indirizzando agli associati. Il fatto che oggi siamo qua in conferenza lo siamo riusciti a fare grazie all'associazione, d'accordo? Quindi c'è un rientro, grazie.
Quindi con l'associazione abbiamo un rientro che non eravamo riusciti ad ottenere con la sola community. Community comunque fatta di 6.000 persone, perché adesso siamo 6.000, ma non siamo con 6.000 persone non siamo mai riusciti. Blender Italia, quando ne aveva 14.000, non era mai riuscita a fare quello che siamo riusciti a fare oggi. Con l'associazione, che è nata a maggio del 2017, quindi meno di 10 mesi fa, ci siamo riusciti, d'accordo? Quindi risorse sia per quelli che sono gli appartenenti alla community, però chiaramente ci sono delle risorse che vedono solo gli associati. I contest per Blender Italia sono importanti. I contest in che cosa consistono? Parliamo di contest mensili. Abbiamo un contest a tema variabile ogni giorno, dove gli utenti si cimentano nella realizzazione, in un arco temporale di circa 30 giorni, comunque nell'arco temporale di un mese. Abbiamo un tema che viene scelto dalla community, e praticamente gli utenti che partecipano realizzano quello che si è scelto come tema. Attualmente abbiamo in atto il tema cioccolato che passione, vi faccio un esempio, dove l'utente è chiamato a realizzare qualcosa che abbia a che fare con il cioccolato, quindi di pura fantasia. Il tema diciamo che è questo, deve seguire la traccia, ma è libero di realizzare qualsiasi cosa. Poi viene chiaramente, una volta pubblicato, viene giudicato da una commissione interna, dopodiché vengono eletti i primi tre, quindi c'è un punteggio, c'è una classifica diciamo annuale, dove praticamente gli utenti prendono i vari punteggi sul prodotto. Questo a che cosa serve? Serve in pratica, scusate il gioco di parole, l'utente che deve lavorare su un lavoro diciamo a committenza, d'accordo? Quindi devi realizzare questa persona ha dei tempi da realizzare, poi questo lavoro viene giudicato, quindi c'è un'abitudine ad avere a che fare con una qualsiasi cosa richiesta da qualcuno, in tempi richiesti da questo qualcuno, e poi chiaramente c'è il giudizio da parte di chi deve giudicare. È un allenamento, diciamo così. Molti lo hanno accolto positivamente proprio perché allena, cioè quindi ti allena un pochettino al mondo del lavoro, d'accordo? Poi ci sono contest diciamo più frivoli, ecco, abbiamo per esempio il Fantasy Cube, che consiste nel realizzare un qualcosa di fantasia utilizzando il solo cubo di Blender, quindi un cubo bloccato, no? Quindi c'è la difficoltà, perché può sembrare semplice, io vi invito a provarlo, no? Può sembrare semplice, in realtà il cubo del file che viene dato all'utente, può scaricarlo e su questo deve lavorare, non è semplice da gestire, perché è storto, cioè è girato nello spazio, ha una magliatura sopra che crea un disagio per chi, e quindi non può muovere la telecamera. L'unica cosa che può fare di questo cubo è aggiungere delle luci, lavorare sui materiali, lavorare sul soggetto in generale, e praticamente ha una sua difficoltà, quindi è una sorta di gioco alla fine. Poi con questa raccolta di cubi si creerà un filmato con questi cubi che cambiano in continuazione, e si genererà un filmato. Invito tutti quanti a provare, a capire qual è la difficoltà. Questo è diciamo quello che si presenta attualmente su Blender Italia. Poi ci sono ad esempio il Zippo Contest, no? Un contest sulla realizzazione di Zippo diversificati, quindi si scarica il template, si crea uno Zippo, il classico accendino, e sono sistemi che permettono di tenersi in allenamento. Ma io che devo fare? Non so che cosa programmare, non so che cosa creare, ho il vuoto, come spesso succede, il vuoto artistico in testa, e mi faccio un contest di questi, perché no, va bene? Sono diciamo strumenti da community, ecco. Poi abbiamo chiaramente all'interno del sito la gallery. Nella gallery vengono praticamente, in questa gallery, quella ufficiale, vengono praticamente come contenitori inseriti tutti quelli che sono i rendering diciamo di standard
più alto, cioè quelli, diciamo, quelli più belli, va bene? Ne abbiamo di tutti i tipi, modelli di tutti i tipi. Vi invito a girare nella gallery e valutare, quindi mettere magari il mi piace sul file, sul modello, magari scrivere anche un commento, sicuramente può fare più che piacere. Ci sono ad esempio immagini come quelle che ha prodotto Max Puliero. La qualità da quando abbiamo iniziato si è elevata tantissimo, questo è un altro indice. Io ragiono con dei indici, quindi quelli analitici di Analytics mi permettono di capire quanti visitano Blender Italia, il gradimento, tante di queste cose qua. Chiaramente la valutazione poi che fanno le persone sulle immagini mi danno la possibilità di capire quanto si eleva anche la qualità di immagine dell'utente. Ci sono utenti che stanno crescendo in Blender Italia a livello qualitativo. No, che non è il caso chiaramente di Max Puliero, perché Max è un professionista chiaramente ormai ad alti livelli, che ha scelto, su mia richiesta chiaramente, ha deciso anche di pubblicare i suoi lavori. Perché io ho detto a Max, vi dico il trascorso, ho detto a Max: se tu non pubblichi, la gente non capirà mai fino a quanto si può spingere, d'accordo? E lui ha accettato, chiaramente, di buona vena, ha pubblicato i propri lavori, che sono chiaramente un monito per arrivare a un determinato livello. Cioè, qual è il livello? Max Puriero sicuramente è un livello da raggiungere. Bene, poi chiaramente c'è tutta la parte dedicata al magazine, poi la parte, chiaramente, come tutti i siti, la parte di help, dove potete contattare lo staff, quindi i moderatori, per qualsiasi problema o qualsiasi cosa. Se parliamo di problemi con Blender, bisogna farlo sul forum. Se parlate di problemi o proposte per il sito, o se avete problemi con qualche utente in generale, potete contattare i moderatori tramite help, va bene? Oppure ci sono comunque le FAQ, le classiche cose. Poi all'interno c'è il regolamento, c'è un regolamento che sancisce il comportamento che dobbiamo avere nei confronti degli altri utenti, nei confronti di Blender Italia in generale. Niente di vincolante, niente di particolare, sono norme chiaramente di comune vivere, né più e né meno. Questo sito è completamente autogestito dalla community. Ci sono io che ci lavoro come webmaster, ma raccolgo da tutti quanti voi, in generale, da tutta quanta quella che è la community, delle indicazioni, ovviamente. Bene, i corti in che cosa consiste? I corti consiste in un progetto che stiamo avviando. Un progetto, praticamente, alla Blender Conference esiste la possibilità di presentarsi con un corto, ok? Questo è l'accesso che io l'ho fatto con il mio utente, si presenta come Facebook, quindi dite, ma tu sei contro o a favore? No, allora io l'ho creato bene o male la stessa interfaccia di Facebook, per cercare di permettere, cioè per cercare di creare nell'utente che è abituato con Facebook ad entrare in Blender Italia e trovare un ambiente familiare, d'accordo? Quindi abbiamo sempre una bacheca dove si postano tutte quelle che sono le varie attività. Abbiamo il menu laterale come quello di Facebook e abbiamo il menu laterale con gli ultimi logati, va bene? Quindi è veramente simile a Facebook, ok? In maniera tale che la gente non è traumatizzata da lasciare Facebook, quando lascia Facebook. Chiaramente si apre tutto un sistema diverso quando tu sei associato o non sei associato. Quando sei associato hai la possibilità di entrare nella parte associazione, quindi della parte dedicata a quella che è l'associazione, quindi potere sicuramente vedere quelli che sono gli associati, lo possono fare anche i non logati in generale, però per esempio l'albo, ad esempio tutte quelle che sono tipiche, sono aree tipiche dell'associazione, lì si può accedere tranquillamente, quindi c'è la chat room dedicata ai soci, perché c'è una relazione tra soci, d'accordo? Abbiamo il forum dell'associazione per vedere alcuni aspetti associativi, ci sono il calendario delle iniziative, la email, se sei socio hai l'email dedicata a nome.cognome, @blender.it e così via. Adesso ho sbloccato, per quanto mi riguarda, essendo amministratore, la parte corti, andiamola a vedere.
Allora, cos'è Susan Award? È un premio che viene assegnato durante la Blender Conference, che avviene ad ottobre. Durante la Blender Conference vengono assegnati i Susan Awards, ok? Quindi si partecipa, compilando un form, si partecipa a tre aree premio, che sono per l'animazione, il design e lo short film. Bene. Blender Italia vuole partecipare a questo premio, quindi creando un corto, d'accordo, con un corto partecipativo, quindi con delle figure che lavoreranno per la realizzazione di questo corto, che dovrebbe durare in media 5-10 minuti al massimo, da presentare ai Susan Awards, ok? Quindi, come ogni anno, andrà un rappresentante, come ogni anno dal 2014, andrà un rappresentante di Blender Italia che non solo parlerà. Del periodo dedicato alla community italiana di Blender all'interno della Blender Foundation, ma porterà anche quello che sarà il corto. Se riusciamo a finirlo per il 2018, vedete, è già in lavorazione, corto 2018. Se riusciamo a finirlo per il 2018, bene, ma porterà il nome comunque corto 2018. Quindi se noi lo porteremo questo corto nel 2025, sempre 2018, perché deve spuntare quando è iniziato, perché è una scommessa, d'accordo? Quindi che cosa succede? Ovviamente l'idea è quella di riuscire a fare un corto ogni anno, chiaramente ci riusciamo, non ci riusciamo, è difficile poterlo dire. Attualmente vi dico che è difficile perché siamo a zero, ma magari succede, come succede spesso, che invece riusciamo a portare i 5 minuti quest'anno ad Amsterdam. Se non riusciamo quest'anno, lo portiamo l'anno prossimo. Comunque non realizzeremo un altro corto fino a quando non finiamo questo qua, il corto 2018. Come funziona la partecipazione al corto? Funziona a fasi, ci sono cinque fasi. Nella prima fase ricercheremo che cosa? La storia. Quindi ci frulla una storia in testa, a tutti frulla una storiella in testa, a tutti quanti, a me, a mia moglie, a tutti quanti hanno una storiella in testa, soprattutto chi usa Blender dice: ma io uso Blender, ma sarebbe bello poter realizzare quella storiella che mi frulla da anni in testa. Bene, se avete una storia, la inviate, poi verrà, tra queste storie che verranno inviate, ne verrà scelta una, d'accordo? Che chiaramente dovrà essere attagliata ai 5-10 minuti, poi dipende dalla complessità anche della storia, no? Verranno create tutte quelle che sono le dinamiche, quindi verrà aperta a tutti la prima fase, inviaci la tua storia, ok? Quindi non è detto che io sono un modellatore o non è detto che io sono bravo e voglio partecipare nella modellazione, eccetera. No, io ho solo la storiella, mi piacerebbe vederla realizzata magari in CGI, magari che vincesse al Susan Awards. Perché no? Inviaci la storia, non devi essere forse un modellatore. A noi basta che ci invii in questa prima fase la storia. Ma poi, una volta che viene scelta la storia, questa prima fase viene chiusa e sempre con il sistema form viene aperta la seconda fase. Inviaci uno storyboard. Chiaramente non per forza lo storyboard ce lo deve inviare chi ha creato la storia, non per forza chi invia uno storyboard deve essere bravo in Blender, magari è bravo solo a fare lo storyboard. Inviaci uno storyboard di fantasia, uno che magari hai realizzato qualche tempo fa, facci capire se tu sei la persona giusta per creare lo storyboard della storia che abbiamo acquisito nella fase 1, ok? Tutte queste cose verranno dettagliate per bene. Una volta che noi abbiamo trovato colui il quale è bravo a scrivere, a disegnare, a gestire, perché lo storyboard ha una sua difficoltà, a gestire lo storyboard, gli daremo in pasto la storia. Quindi lui già dovrà mettersi a lavorare per quanto riguarda la realizzazione, lo storyboard per la storia scelta. E si passa alla terza fase, d'accordo? Alla terza fase, inviaci delle tavole di disegni. Quindi qui entreranno in gioco chi è bravo a disegnare. Non è detto che sappia usare Blender, non ci interessa. Magari è un simpatizzante di Blender, magari è iscritto come tanti in Blender Italia perché ha interesse a volere convertire il disegno a matita in
in modellazione, animazione, d'accordo, ma magari non è ancora ai livelli, magari lo sarà fra qualche anno. Bene, come disegnatore noi ti chiediamo in questa fase di inviarci dei disegni, qualsiasi tipo di disegno. Noi cosa valuteremo? Quanto sei bravo a disegnare, d'accordo? Quindi, passata questa fase, noi ti diremo, bene, noi abbiamo la storia, abbiamo lo storyboard, abbiamo quindi questi personaggi, perché nella storia noi abbiamo la psicologia del modello, abbiamo la storia, quindi se è una storia fantasy, chiaramente tu devi saper disegnare fantasy, in genere dovrai disegnare fantasy, va bene? Quindi nella valutazione dei disegni valuteremo quanto tu sei bravo per poter creare i disegni che sono fondamentali. Io lo dico sempre a tutti quelli che io vedo che hanno capacità nel disegno e che si trovano in Blender Italia, cioè i disegnatori, chi disegna a matita, chi disegna anche con sistemi come GIMP o con sistemi come altri sistemi, hanno un ruolo fondamentale, va bene? Il ruolo fondamentale è di creare quelle che sono inizialmente le figure, dopodiché vengono date al modellatore, d'accordo? Nella quarta fase inviaci un modello, chiediamo a chi modella con Blender di inviarci un modello qualsiasi, d'accordo? Vecchio, nuovo, qualsiasi cosa, ma che permette di capire se tu sei capace a modellare, perché anche modellare si può essere bravissimi, ma magari tu sei abituato a creare super modelli ma con miliardi di poligoni, noi dobbiamo capirci, quindi se dobbiamo creare un filmato non possiamo metterci una vita perché il modello è troppo pesante, animare ogni volta che dobbiamo muovere i punti, cioè dobbiamo avere un modellatore che abbia capito quella che è la filosofia della modellazione, fatta in un certo modo, soprattutto per la realizzazione di corti, quindi deve essere capace di poter decimare un modello, deve essere capace a crearlo già con dei presupposti, va bene? Nella quinta fase inviaci una piccola animazione, quindi chiederemo a quelli che sono bravi in animazione di inviarci una piccola animazione realizzata anche nel passato, una qualsiasi animazione per capire se effettivamente ci sono le potenzialità. Una volta definita la fase 1, sì, una volta che scegliete la storia, passata la fase 2, viene resa pubblica subito con la storia o rimane segreto fino alla fine? No, assolutamente. Come fa la fondazione, metteremo tutto pubblico, tutto, quindi ci saranno tutte le fasi, creeremo un movimento e la gente ci dovrà seguire. Perché se no, se ci teniamo chiusi, come fa l'amico in community a imparare a fare quello che stiamo facendo noi? Noi come facciamo ad essere bravi se non ci viene travasata l'esperienza di qualcuno che ci sta seguendo anche così di sfuggita quello che stiamo facendo? Come dice qualcuno, se io so una cosa e tu sai una cosa, d'accordo, se ce la diciamo io saprò due cose, tu due cose, no? Mi viene in mente questa frase che mi ha colpito. E quindi è chiaro, noi cercheremo di tenere sempre aggiornato, lo faremo tramite la pagina, vabbè, non ti preoccupare, tanto chiuso. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono altre domande riguardo al corto? Scusate che... Altre domande? Sì, dimmi. Chiedo solamente perché il professionista sono il regista, cioè nel senso che probabilmente per garantirsi anche, diciamo, un impatto, probabilmente anche i coordinatori dei vari passaggi forse dovrebbero essere professionisti, cioè nel senso, sì, cioè nel cinema anche il montaggio è un professionista a parte, cioè mi sembra un po', come dire, posso penalizzare il progetto. No, quindi... regista professionista e poi tutti gli altri passaggi, cioè... No, il regista, no, attenzione Fiorentino, il regista non è un professionista, è una persona che ha esperienza, d'accordo, nella regia, con progetti che aveva già fatto lui in passato, vuole mettersi anche lui in gioco nella conduzione di questo primo corto che faremo. È chiaro che se interviene un professionista esterno all'interno di Blender Italia, ben venga, sempre per un discorso di esperienze. Senza... Vi assicuro. Che se questa sala oggi fosse stata vuota, d'accordo, il mio lavoro sarebbe stato inutile, quindi il merito è dei presenti sicuramente. Grazie.